siamo tornati qua? Interessante. Allora, piccolo salvataggio. Ah, guarda, corona e sottoscritto DLC. Bravi. Allora, Riku che combatte da solo o Topolino che combatte da solo? Allora, la scorsa volta sono andato prima di là. Stavolta andiamo prima da Riku. Da Raiku. Da Raichu. Scusate, non dovevo. Quindi, ok. Comunque, la prima spada di Riku a me non è mai dispiaciuto a livello di estetica, perché sembra veramente una spada. Oh, comunque, Riku e Topolino tengono botta. Hanno combattuto da soli contro sti qua, Riku. Mentre bene o male Kairi, Axel e Aqua e Ben combattono in coppia. Però mi sembra tanto un... Leave it to me. Ah, allora... E allora qua... Oh no, ti prego. Chi cacchio metterebbe mai le cure su triangolo? Chi è che metterebbe mai le cure su triangolo? Dio mio. Io le metto sempre sulla X. Darkness. Bene, hai reso i muri oscuri, quindi... Wait! Il tuo combattimento è con me. Esatto. Clink! Il Keyblade nuovo di Riku a me piace d'estetica. Non ho nulla da dire, cioè nel senso, molti lo discriminano, dico che è un po' una merda, a me piace. A me piace un sacco il nuovo Keyblade di Riku. Non ho nulla da dire. E tu, Xigbar, sei il primo che crepa ora. Hey, let's speed it up. Keep the line moving. Quindi? Combattiamo ancora come Riku? Quindi, gran pozione, energia, niente, quindi Tundaga, va bene. Dov'è? Eccolo là. Almeno questi parti di combattimenti sono un filo più fighi, dai. Però forse perché siamo a livello standard, però non lo so, forse perché adesso sto giocando ad altri giochi a livelli più difficili di difficoltà. Oh cazzo. Merda, mi ha preso. Dai. Allora, curiamoci. Giusto per... Bella combinazione Riku replica e Xigbar, comunque. Non l'ho mai negato, perché lui mi stannava con i colpi e lui mi faceva la presa. E Xigbar, ciaone. Ci dirai qualcosa di nuovo o ci ripeterai quello che ci hai ripetuto la prima volta? Figures. Se avessi avuto un Keyblade. If I had a Keyblade, it'd be different. Esatto. A Keyblade? Like you're actually worthy to use one? Oh. I am worthy. E ancora si deve capire molto di te, però ti apprezzo. Mean?
The old coot promised to bequeath me his. Why else do you think I would ever put up with all his nonsense? Beh, è vero. It'd be wasted on you. I don't think so. As if. Belle comunque le armi di Xigbar. Mi piacciono un sacco. Piuttosto che farmi ammazzare da voi, me ne vado in grande stile. Faccio come Seto Kaiba. Mi ammazzo. Ciao. E il bello è che alla fine non si sa se sia finzione o meno, però le armi scompaiono in maniera teatrale, diciamo. I'm unstoppable! I'm done with you! One more! Minchia! Non riesco ad usarli personaggi diversi, però ha senso usarli, eh. Avrei potuto usare benissimo Sora e trovarmi meglio, eh. Assolutamente. Pozione. Il problema è che Riku non ha neanche una magia, santo cielo. Troppo lontano, mi dispiace. Dio mio, sto facendo un po' pena nei panni di Riku, però. E punti magia aumentati. E anche a sto giro la storia di Raikou replica. Ma perché poi rimettere queste parti esattamente come sono, però giocando nella parte degli altri? Vabbè, ci sta come cosa, però a sto punto taglia questi pezzi, real. No? Se non aggiungi nulla. I'm the real one. Aren't you my past self? From when Ansem possessed me? Oh. No. You beat Ansem and you're still here. This guy is me. Sta scena è bellissima. Che sia il male di Riku che vuole redenzione. Cioè, è sempre stata fighissima questa cosa. E la prima cosa che la gente ha sempre pensato è Dadare Riku, quello di Coded. A soon to be empty vessel. I've been waiting for a chance like this. E tutti pensano ci entra lui, e invece ci sarebbero stati due Riku alla fine, però è molto più teatrale così, molto più impattante che alla fine il passato di Riku desista questo e si lascia andare. Hey! What are you doing? Take the vessel! No. Usatelo per Namine. The world already has you. Esatto. Ci sarebbero stati There's troppi someone Riku. Else who needs the replica more. You know who I mean. Oh. Namine. Esatto. You're saving her. Io pensavo a Roxas all'inizio, invece no. Prenditi cura di lei. La Riku replica che alla fine ha voluto la vera redenzione. Il passato di Riku sbagliato si è redento. Il bello è che qua si unisce oscurità e luce, perché se ne vanno entrambi, la stessa persona in due momenti diversi. Quella che ancora cercava l'oscurità pura e quella che invece si è
redenta dai suoi peccati. Bello. E l'oscurità se ne andò. Andiamo ad aiutare Topo Pippo. Non c'è il suo blu blu blu. Scomparso. Ehi, mi aiutate per favore? Quel Ghibli da terra comunque è fighissimo. Scusate questo piccolo intermezzo, ci stava. Is that a replica for Naminé? Eh sì. Yeah. Wish we could help her now. But first. I know. Roxas. I'm going after Ansem. Okay. I'll go help the others. Ha senso, no? I'll be back. After all of this is over. Una faccia per terra, tutto così. Hey! Huh? I thought you'd be gone by now. Storia extra? Daymix, eccolo qua. È ritornato alla fine. The organization. Whoa, chill out. I'm not here to fight, I promise. Listen, name's Demix. E loro non si sono mai incontrati, mi sa. I'm sort of on your side. Oh, right. Here. Una lettera? See? All the cool kids have one, right? Zex, Yenzo got me this. Enough proof for you? Yeah. Why are you here? I'm on a top secret mission. Apparently, they're looking to find themselves another replica. Per chi I heard stavolta? A rumor that I could maybe find one here from Zex, Yenzo. Yenzo. So, I've just been killing time. Bravo, Demix, patato lui. C'hai i capelli un po' da scemo, ma sei bello. Ti voglio bene. Don't worry about it. Not to brag, but I've done this before. That's not just an empty vessel. It's filled with important memories. Promise me, you'll be careful with it. Deliver it safely, okay? Non c'è niente, Riku, in realtà, lì. Sia la tua parte oscura che quella di luce se ne sono andati. Cioè, no. Questa frase non aveva un vero senso, in realtà. Più o meno. Oh, una cesta. Che io l'abbia scordata lì dal gioco originale? Può essere. Ma, why? Davvero non l'ho mai vista? Il Keyblade nuovo di Topolino non mi piace molto, sarò sincero. Comunque Marluxia, uno dei best migliori di tutta l'organizzazione. Assolutamente. Cioè nella mia lista dell'organizzazione, Marluxia, Luxord, perfetti. Xemnas non è male, assolutamente, come capo è fantastico. Però te vuoi mettere il doppio giochista, il giocatore d'azzardo, cioè wow. Ci dovremmo occupare prima di Marluxia, secondo me, perché voglio vedere se prima possiamo uccidere lei invece che Luxord. Lei, oh, continua a sbagliare. Lo so che è un uomo, eppure continua a sbagliare. No, cambia. Mi dispiace, ma io mi copro con questa. Ma che brutto. Che attacco di merda. Fatevelo dire. No, e niente. L'ho sfruttato male, volevo fare anche l'epilogo, ma ero concentrato sul fatto che fosse una mossa di merda. Dio mio. E qua una cosa che effettivamente non ho mai compreso al 100%. Il potenziamento di Luxord. Perché solo a lui? Perché non anche agli altri? Ha sempre potuto farlo Xemnas? Può farlo solo adesso? Sono domande importanti queste.
Esatto. E io me ne vado. Bella sta scena col Keyblade così. Oh, Luxord, come ti si fa ad odiare? Exactly what I needed. Ti si vuole troppo bene. Sora, look out! Clean! Chissà se ancora posso uccidere prima Marluxia in questa fase. Sai che non mi ricordo? Cioè, non mi ricordo più che altro se è fondamentale il fatto che io... Dio mio, che cosa di merda. Debba uccidere prima Luxord o posso uccidere anche gli altri. Sora, one final game. Play. The rules are simple. All you have to do to win is find me among these cards and strike me down. Come ti si vuole bene, Luxord, porca troia. E' bello, gli altri due dicono un cazzo. Don't worry, I'll get you out. Prima però... Oh, ne merda, ho sbagliato. It's over. Luxord, dove? It's more fun. L'ho preso? Over here. It's too bad. Cazzo. Vabbè. Io ero concentrato su Marluxia e sono andato dietro, ho preso lui per puro caso stavolta. Per puro culo ho preso Luxord. Però come ti si fa a voler male, Luxord? You were born for these sorts of games. E tu sei un amore. Dio mio. Clink. What's this? A wild card. A wild card. You've earned it. Non vedo l'ora di scoprire cosa servirà sto jolly. Io. È un punto di domanda che mi porto dietro da un anno e più. Play again someday. When we're just guys. Quando saremo, quando sarai. I should like that very much, Sora. Anche a me. Non vedo l'ora, Luxord, veramente. Per tante ragioni, per capire chi sei, cosa sei, perché sai. Luxord. Come ti si fa a voler male? Thanks. E se il Jolly in realtà non fosse per Sora, ma fosse per lui? Fosse proprio per Luxord? Stop. E io mi trasformo. Aspetta, se mi fai il filmato. What's the matter? It's time to finish him. This is for you. Se mi fai il filmato con quel vestito, non so, cioè, vomito dal piacere. Marluxia, amore anche tu, ti amo. Bellissimo personaggio sfruttato. Non male. Non tanto, ma non male. Ti prego, il vestito bianco, Sora, ce l'ha. No, e dai. Hey, is that a real laugh? Yes. Yes. My heart is remembering how to feel. Quanto really? Ti si vuole bene. That's good. That's good. And now Sora. I'm on the cusp of reclaiming my identity, my purpose for being. Thank you, Sora. Thanks to you, Sora. Che bello che sei, Dio mio. Ah, come ti si fa a voler male? Veramente, cioè. Ah, e poi I ci sei. Break you. See ya. What's the matter? See ya. Come on. Oh. See ya.
Bye-bye. Got him. Epilogo, epilogo. No way. Se no era sprecata. Era sprecata se no. E poi Larxen, uno dei di quelli che meno mi piace, ma che grazie al 3 ha aggiunto un po' di storia al suo background. Are you kidding? Anche al gioco del cellulare hanno aggiunto un po' di cose, eh? I didn't ask you for your garbage opinion. I lost to a bunch of losers like you. Quanto sei tsunderina. But could be worse. Become that geezer's heart tank. No, no thanks. Thanks. Then why help him? Huh. Tsundere di sto cazzo. I was really just along for the ride. E poi ho un segreto. With my secret. Oh. Non ti voglio bene, ma ti apprezzo. Patatina. Solo nel 3, però. Perché, negli altri capitoli siamo un po' una merda. Sora, I'll go after Xemnas, while you go find the others. Va bene. Ci penso io. Ok, ciao. Ma quindi questa parte si riduce tutto a... rifai il combattimento con tutti quanti? Down.